Rossella Leidi, vice direttore generale di UbiBanca per Affari Italiani. Oggi c'è la presentazione di uno studio sul welfare aziendale e occupazionale. Quali le risultanze principali di questo studio e quali l'importanza di questa tematica in generale per UbiBanca in particolare? Le risultanze dello studio credo siano molteplici. Lo studio si pone l'obiettivo di rappresentare nel modo più inclusivo ed esteso possibile l'evoluzione e lo stato dell'arte del welfare. Due connotazioni secondo me sono molto rilevanti. Da un lato il fatto che il welfare stia veramente rappresentando una risposta in termini di soddisfazione di bisogni, in particolare appunto di assistenza, di sanità, di previdenza, eccetera, su cui il welfare pubblico sta arretrando. Dall'altro lato però una chiave interpretativa molto interessante del rapporto è quella della proattività delle aziende che comprendono quanto il welfare sia estremamente importante per lo sviluppo dell'azienda e per affrontare in particolare la discontinuità, se vogliamo, comunque la forte evoluzione nell'ambito dei rapporti di lavoro, dell'evoluzione anche industriale legata a Industria 4.0, dell'evoluzione delle relazioni industriali che stiamo vivendo. Quindi il welfare è veramente visto come elemento di riprogettazione del rapporto di lavoro, dove il bilanciamento vita lavoro e il supporto e il sostegno ai lavoratori al fine del miglioramento appunto del benessere loro e delle loro famiglie diventa un elemento essenziale. Ecco, in genere quando si parla di welfare aziendale si pensa più alle grandi aziende. Ora mi pare che questo concetto stia passando anche alla PMI. Sì, e questo è davvero per noi un focus molto importante. Abbiamo realizzato delle soluzioni anche grazie a partnership con associazioni di categoria diciamo piccole imprese e anche microimprese che consentono di mettere a disposizione anche della piccolissima impresa le stesse soluzioni e varietà diciamo di strumenti di welfare che sono state fino diciamo nel recente passato di puro appannaggio dei large corporate o comunque di imprese molto strutturate. Riteniamo appunto che questo sia un tema estremamente importante proprio in una logica di risposta a bisogni di una comunità sempre più ampia di lavoratori.